Si chiamava Margot Magan, era di Killashea, ci troviamo in Irlanda, a Longford, e purtroppo questa donna è morta a 94 anni di età, alla veneranda età in questione. E pensate che la sua cagnolina femmina, di nome Bessie, razza Golden Retriever, femmina ovviamente, non è, o meglio, non riesce a darsi pace, non si riesce a rendere conto che ha perso per sempre la sua meravigliosa padrona. Ha vissuto insieme per tantissimi anni di tempo. L'immagine che è stata fatta, proiettata, un'immagine straziante: si vede la cagnolina che accompagna dentro al cimitero la bara, dove all'interno c'è il corpo della donna ormai privo di vita, proprio nel cimitero. E l'immagine, ovviamente, è diventata virale sul web e ha avuto un successo cosmico. Margot era una donna semplice, carismatica, umile, che amava tanto e non poco i suoi animali. Aveva 12 figli e considerava proprio l'amica, scusatemi, la bestiolina Bessie come una sorta di figlia. Bessie non veniva mai lasciata sola, non veniva mai abbandonata, era una donna amorevole, apprensiva nei confronti di Bessie, la adorava in una maniera incredibile, e adesso non c'è più e la cagnolina non sa darsi pace. Accompagnata infatti, ripeto, la bara con dentro il corpo di Margot al cimitero, come se non si volesse staccare più da lei. Il video di oggi termina qua. Una storia questa triste, incredibile, ma una storia che ci fa capire come gli animali, che qualcuno pensa che non capiscano, in realtà capiscono, e come, e capiscono anche molto bene, alzato a dire. Da narratore italiano di YouTube Italia è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate. Margot, riposi in pace. Amen.